Allora, che sono uscite le GT2 su Assetto Corsa in competizione, lo sapete. Che mi piace la KTM, lo sapete. Che adoro il circuito di Silverstone, lo sapete. Lo Fuel Motorsport, lo sapete che fa una gara con le GT2, la GT2 Cup. Subito dentro. Un saluto da Mapo, amici miei. Eccoci qui nello Split 1, 33 piloti. Non sono stato suddiviso come al solito nello Split 2 tra i poveri, che poi mi merito di essere lì. Infatti c'è una diversità di elo incredibile, 4300 il primo in ordine di entry list, io finisco addirittura sotto trentesimo su 33, quindi sono destinato a combattere per il podio al contrario. In sostanza, di italiani c'è un po' di gente: Santrino Mazzulator, mai sentito, Tommaso Pagliai, spesso si vede dalle mie parti, come anche Angelo Soriano, Simone Ippolito, Dario Negri, e dai, c'è qualcuno, i Crucchi sempre davanti, ma da fare. E quindi ci proveremo. Ci sono tantissimi Maserati, l'auto che va per la maggiore è proprio quella. Io non l'ho ancora provata, ma probabilmente poi, se vedrò che questa gara andrà così così, mi fionderò su quella, perché a quanto pare è quella che va un po' meglio. La KTM però mi dà tanto gusto. E ragazzi, come dico sempre, andiamo in pista e vediamo come va. 30 seconds. Senti che sound. Going double file. Welcome to my party. Benvenuti nel circuito di Silverstone in questa primissima gara con le GT2 su Low Fuel Motorsport, la GT2 Cup. Siamo pronti, partiamo 19esimi, siamo con una KTM, un'auto scelta da pochissimi, io ci voglio provare perché mi dà gusto. Allora siamo pronti al verde. Qualche altro italiano con me in pista. Si parte, ragazzi. Via. Vediamo se riusciremo a metterci dietro tante Maserati, visto che sono le auto che vanno per la maggiore. Attenzione, che qua la vedo male, sono un po' paninato. Sono stato safe per non rischiare di compromettere la gara. Almeno sto vicino all'altra KTM. Si sono buttati un po' i ragazzi. Rallentiamo perché qua la vedo male. Entro, non stringerla ragazzi, non stringerla. Dai che fanno pirlate, sento che pirlano, sento odore di pirla, vai! Ho perso un po'. Facciamo finta che non sia successo niente, ma in realtà è successo. Vai, hanga straight, staccatona! Dentro i freni, dentro i freni e giù gas che la Mercedes va bene solo per fare la safety car. Ippolito! Ma si butta dentro anche lui col barco. Non ci posso credere! Ma ragazzi, che cacchio fate? Io non so se ho preso Ippolito volontariamente o no. Ero deconcentratissimo sul volo d'angelo che ha fatto una KTM dietro. Rivediamo. Ok, il pirla sono io. Cioè, Ippolito potevo tranquillamente evitarlo. Ma sono stato leggerissimamente distratto dal decollo di Sinus. Beh, effettivamente c'è l'aeroporto proprio qui a fianco. Mi scuso con Simone Ippolito. Porca miseria. Comunque sono troppo caldi, ragazzi. Adesso aspettare Ippolito è un grosso problema. C'è stata un po' di confusione. È molto dietro Ippolito. Analizzeremo il replay, ragazzi, mi spiace. Intanto cerchiamo di metterci dietro Garcia con la sua Audi gialla. Sono in realtà accerchiato, paninato dalle Audi. Garcia davanti e Celorrio dietro i 22. Un giro un po' tiltato. Adesso cerchiamo di riconcentrarci perché è stato un po' caotico. Ma comunque quello là è un pazzo criminale, cazzo, non ha proprio frenato. È arrivata la chicane che ha preso il volo su quel trampolino, cioè i dissuasori che ha fatto da rampa. Ma non lo so io. Forziamo già un po' troppo le staccate, almeno l'Audi spero di mettermela dietro. Vedo solo auto blu Maserati. Vai, vai che riaccorcio, forse l'Audi è uscita male. Brutta traiettoria.
Arriviamo di freni dentro, sì. Questo è forse il punto dove la KTM può andare un po' di più. Anche se qua c'è un problemino di visibilità, che la parte sinistra non si vede un cavolo, nonostante abbia questo lunotto abbastanza panoramico. E lunotto, parabrezza. C'è una cosa unica, un parabrezza lunotto portiera anche. Il primo giro un po' ordinato, siamo sul 2-2-6. Brutto ancora. Qualifica 2-1-8. Devo fare meglio, posso fare anche meglio in gara. Ci vorrebbe un po' di ghiottonata, quella non fa mai male. Da morale, scalare le classifiche senza merito fa sempre gola. Ci riavviciniamo all'Audi, attenzione perché qui adesso c'è il curvone dove forse perderò un po'. Eh sì, potenza perdo di brutto. Ora poi c'è la chicane. Fuori pista, ce la prendiamo tutto, va bene così. Warning, giusto? Ma devo dare anche due di warning. Dai Garcia, vieni qua. Facciamoci vedere su Garcia. Facciamoli paura. Andiamo da quel buco che si intravede dal finestrino. Cerchiamo di scrutare la pista, l'angolo. Bisogna puntare anche sulla durata, sulla resistenza, sul passo, da non sbagliare. Di conseguenza ghiottonare dove c'è da ghiottonare. Non c'è verso, in questo settore l'Audi mi va via, ma tutto il gruppo davanti mi va via. Dietro due secondi da ce l'ho io. Chi ce l'ha? Io. Poi qua mi riavvicino un po' perché migliora la traiettoria, ma adesso sono più lontano nel giro precedente. Infatti mo non sono più così vicino. Devo usare di più qua, devo usare molto di più. Facciamola scivolare in curva dentro, Ben. Comunque al di là della performance, una KTM, una GT2, che mi piace molto. Ora poi bilanciarla con le altre auto sarà più difficile. Devo parare Maserati come fanno un po' tutti. 2-2-3. Non sbagliano davanti. Dietro girano 2-3. Non ho visto Celorrio cosa ha girato, però ho messo 2 decimi. Più o meno come me. Va come sottosterza, va come sottosterza. Non ho neanche bruciato, assurdo. No, no, ho bruciato. Mi è stato confermato. Comunque siamo tutti molto lineari. Un trenino che si mantiene tale. Non vedo battaglie neanche qui davanti per la 20ª, cioè. Boh, un track day sembra. Eccolo che devo forzare. Proviamo a forzare sbagliando. Dietro per ora sto mettendo 10, quindi devo guardare davanti. Piacerebbe accendere una bagarrina, sai, un pelino, sai. Tutto quanto per accrescere il mio libido e farmi girare meglio, darmi uno scopo. 1-3 da Garcia. Conduce al momento il signor Bierman. Forse ci prova l'audio, attenzione. Sicuramente un circuito che predilige auto potenti. KTM non so ancora, non l'ho capito rispetto all'altro GT2. Sull'Audi ho visto a occhio che perdo un pochettino. Secondo me con Maserati più o meno se la gioca. Speravo anche di giocarmela sulla stabilità e maneggevolezza, però boh. Qua non ci siamo, 2-3 davanti. Io guadagno però 2 decimi su Garcia. E almeno la cronometro è così. Poi se li riprende. Dietro ne ho messo quasi un secondino, quindi va bene. Moscovitz prende un po' di gap da Garcia. Che fa strane traiettorie, tra l'altro, forse per provarci. Disperato. Attenzione a Garcia, che secondo me potrebbe perdere un po' la testa. Siamo lì pronti. Col ghiottonino, lo strumento che ghiottona.
a farla bene questa. Sì, decente, non perfetta. Abbiamo recuperato mezzo secondo circa. Largo. Lui, 2-6 lui, 2-3 io. Attenzione. Oh, Garcia è sparito. Ah no, tornato. È andato a fare la pipì. Ma era mai successa sta cosa su ACC? Appare scompare. Dai che qua. Dai che qua. Però anche Moscovitz è qua. Che succede, ragazzi? Allora, io sto girando un po' meglio, questo è vero. Qua bisogna essere cattivi, ragazzi. Il taxi dell'Audi qua non va bene. Non mi fa vedere la pista, però. Dai, che largo. Siamo attaccati, cominciamo a leggere la targa. Però ci vuole più convinzione, non siamo ancora così attaccati. Soprattutto quando lo passa, poi bisogna essere anche capaci di andare via, perché non è così tanta la differenza. Eh sì, 6 decimi l'ho portato via. Guardalo lì come sbaglia, guardalo lì. Non devo esitare, non devo esitare. Qui ho fretta, non c'è più tempo. Dentro, 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 dentro. Prendi la scia. Sfrutta il momento. Vai, così, così, così. Non mi fai paura. Poi andrà lungo, secondo me. Infatti, lo sapevo. Cosa fai? Difendi o non difendi? Difendi o non difendi? Non esitare, Mappo, non esitare. Bravo! Vai, Mappo, sì! Che staccata! È stato il momento perfetto, quello. Perfetto. Anche un po' coraggioso, Spavaldo, vai, meno male. Mi sa che mi sono cagato addosso. Cazzo, ce la stiamo giocando per la 21esima, incredibile. Adesso lui è tiltato, già 6 decimi ha preso. E davanti ci sono tre pirla con la Maserati, attenzione. Cioè, tra pirla non lo so, per dire. C'è anche Mazzuletto che forse è italiano. Allora lo saluto, anche se non lo conosco. In teoria è quello che conduce il trio, sì. Quello davanti. Vediamo di farci Moscovitz. Questi bagarrano, bagarrano. Tiriamo fuori il ghiottonino. Lo strumento per ghiottonare, il ghiottonino. Dovrei produrlo, ghiottonino. Cosa l'ho visto sto male, quello? Il ghiottonino in azione. No, 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 traiettoria di merda. Ci siamo bevuti Manov. Solo che mi ha fatto perdere un po' di passo perché ho sbagliato la traiettoria in uscita. Sarebbe bello entrare almeno nella 19esima. Cambiare decina. Non è impossibile. Ah, larga, larga, larga. C'è anche da capire se loro arriveranno a sfidarsi. 2-8, 2-2, 2-6 io. Sono una via di mezzo. Però ho fatto un giraccio. Metto gap su Garcia dietro in Audi. A questo punto non lo guardo più. Ma davanti non li prendo. Perdo. Però attenzione il ghiottonino. Tiriamo fuori il ghiottonino. Perché ha fatto un largo Moscovitz. Lui che produce tonnellate di vodka alla settimana. Basta stronzate, ma penso alla gara. No! Lui produce, io bevo e mi ubriaco. 1-1. Pesta giù e fa ruotare sta KTM. Secondo me ha girato meglio. Eh sì, meglio di tutte e due. Però siamo ancora dietro. E quindi chi ha ragione? Ha ragione chi vince. Sono un po' lenti nei cambi di direzione ste Maserati. Ce l'avrà qualche punto a favore la KTM. Siamo vicini, 1 minuto e 50 vuol dire ancora due giri.
Perché? Cacchio, se l'ho fatta scivolare. Non volutamente. Mamma mia, il posteriore. Comincia a sentire odore di Maserati alla vodka. Anzi, vodka alla Maserati. Questo è l'ultimo giro, ragazzi. O faccio il miracolo o me il resto in P20. Non sono messo male. 0-4. Deve sbagliare lui e fare un gran giro io. Cominciando da curva 1. Ti vaffanculo, me la faccio fuori se serve. No, resto comunque nel pulito. Fresh and clean. Qua rallenta tanto adesso. Olè, 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 olè. Mi becco la scia. Faccio in tempo a beccarmi la scia. Apri quelle portiere. Senti che puzza di vodka. Occhio al risucchio. Dai, vediamo adesso nel guidato. Cazzo, non mi ha buttato giù la marcia. Qua bisogna giocarsi tutto per tutto. Tutto per tutto. Buona. Buona, buona, buona che arrivo sotto. No, larga, 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 larga. Cazzo, cazzo. Porca miseria. Ma dai. Allora, vi spiego una cosa. In quel punto lì, qualche pilota avrebbe fatto il tentato sorpasso da bastardo. Io purtroppo non sono così. O per fortuna. Però lui stava già chiudendo giustamente. Era in traiettoria. Se allargava era come dire, vabbè dai, vinci te. Bravo Moscovitz. Facciamoci un ciupito insieme la prossima volta. P20, ragazzi, va bene così. Mi sono divertito perché la KTM è bella da guidare. Però gli manca un po'. Cioè, manca un po' anche al pilota. E niente. È andata un po' così così. Mi è piaciuto un po' fare quella sfida con l'Audi. La partenza è andata malino, ragazzi. Finisco però P20, che è molto meglio dell'aspettativa. Cioè, partivo con la speranza di arrivare nel 30° posto. Sì, più o meno sì. Ma è andata come è andata. Gli altri italiani invece 7° e 8°, Soriano e Pagliai con la Maserati. Poi abbiamo Dario Negri 13° con la Maserati, Mazzuleto 18° con la Maserati e il povero Simone Ippolito, ragazzi, con la Mercedes. Mi sono scusato perché la tamponata era assolutamente evitabile, ma sono stato distratto da quella KTM volante. Però assolutamente errore mio. Mi spiace non essermene accorto istantaneamente in gara, se no avrei anche valutato di lasciarlo passare. Certo, sarei dovuto finire ultimo, perché poi lui ci ha messo un bel po' a ripartire. Ma lo spirito dovrebbe essere sempre questo. Ho visto tanta cattiveria. Un po' ce l'ho messa anch'io. Le gare sono sempre le gare e lo Fiume Motorsport è sempre lo Fiume Motorsport. E quale sarà la prossima gara? Assetto corsa competizione? Assetto corsa? Non resta che aspettare il prossimo video. Saluti da Mapo, a presto, ciao! Ah, per fortuna che non si è preso male Ippolito, dai. Mi sarebbe dispiaciuto.